Poracci, finalmente abbiamo sbloccato l'incresciosa situazione con Pack Blit e Wolf ancora una volta è stato il più rapido di tutti a dare la risposta corretta. E per la risposta più sbagliata di tutte invece voglio rendere onore a Manfredi, che merita sicuramente un premio per la dedizione. Per solo risposte costipate, questo e altro. Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai fare uno sfondone in italiano. Quella di oggi, indovinate un po', sarà una puntata ricchissima perché faremo un riassuntone totalmente spoiler free del Direct di Xenoblade Chronicles 3 e poi parleremo anche dell'ultimo reveal di Sega che ha decisamente colto tutti quanti di sorpresa, anche se non in positivo. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a puntare tutto quanto sul 29 giugno e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com. Come la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti i social di cui troverete il link qua sotto in descrizione. Controllate, stanno là. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Sono uscite infatti le recensioni di Sonic Origins e, nonostante la pessima campagna marketing, la collection sembra essere riuscita a convincere i recensori. L'operazione di Origins è stata promossa un po' da tutta la stampa internazionale e come collection si tratta di un centro pieno. Abbiamo sì una raccolta che mette a disposizione quattro titoli ormai giocati e rigiocati fino allo sfinimento, ma Origins sembra centrare appieno l'aspetto celebrativo che dovrebbe essere alla base di ogni operazione del genere e tra tonnellate di contenuti aggiuntivi e modalità alternative, anche i giocatori più esperti che conoscono a menadito la trilogia originale della mascotte Sega troveranno più di un motivo per rivisitare questa collection. A me frena soltanto l'assenza di una versione fisica. Voi poracci prenderete Sonic Origins o state puntando altro? Ieri è stato il secondo day one di Fall Guys, ma il debutto del party game non è stato dei migliori. Come era lecito aspettarsi, i server del gioco sono stati messi sotto pesante stress, con l'arrivo, e anzi il ritorno, di una mole di giocatori impressionante. Evidentemente l'infrastruttura non era pronta per una partecipazione del genere e le prime 24 ore della rinascita di Fall Guys sono state traviate da un'infinità di problemi tecnici. Ora la situazione sembra essersi stabilizzata, ma se non altro sui social la comunicazione è stata gestita in modo molto simpatico. Un applauso ai social media manager di Fall Guys. E a proposito di bug, è uscita una prima, corposissima patch per Shredder's Revenge che aggiorna il gioco su tutte le piattaforme, anche Switch, alla versione 1.0.2. Il gioco l'abbiamo provato insieme in live ed è effettivamente una figata. Ci sono però tantissimi bug che rischiano di rovinare l'esperienza complessiva, ma Dotemu sembra essere già sulla strada giusta con dei fix che risolvono i problemi più evidenti, almeno per il momento. Poracci, non lasciatevi scappare questo piccolo gioiellino arcade dal forte sapore nostalgico e, visto che ci siete, come prima cosa, installate subito la nuova patch. E prima di chiudere vi ricordo al volo che da oggi sono stati aggiunti ben 25 titoli indie al catalogo di Prime Gaming. Ovviamente, se siete abbonati ad Amazon Prime, potete riscattare questi giochi senza alcun costo aggiuntivo. Non fate poracci, cioè fate poracci e andate subito a riscattarli. Va bene poracci, passiamo alle notizie del giorno e come promesso andremo a fare un riassuntone al 100% spoiler free del Nintendo Direct dedicato a Xenoblade Chronicles 3 che si è svolto questo pomeriggio. Nel raccontarvi questa presentazione userò immagini di gioco già mostrate precedentemente, così da essere sicuro di non rovinare l'esperienza a chi vuole rimanere quanto più possibile all'oscuro di tutto. Ma banda alle ciance, iniziamo! Si è trattato di un Direct, secondo me, gestito in modo eccellente. Lungo il giusto, poco più di 20 minuti, ma ricco di informazioni interessanti che da una parte avranno saputo conquistare il nuovo pubblico, ma che allo stesso tempo hanno rassicurato i fan di lunga data. Idealmente possiamo dividere la presentazione in tre momenti distinti. Il primo, dove siamo stati introdotti ai temi generali della trama e ai personaggi. Il secondo, il più breve di tutti, dove si è parlato dell'esplorazione del mondo di gioco. E il terzo, un focus conclusivo, bello corposo, sul combat system. Da quello che abbiamo potuto vedere, vi confermo tutte le impressioni iniziali.
Xeno 3 sarà un vero capitolo conclusivo, non tanto a livello di trama, ma più che altro si tratterà di un'esperienza in grado di racchiudere entrambe le anime dei due precedenti capitoli. Da una parte abbiamo una narrativa che affronta temi metafisici, psicologici e filosofici con una sobrietà e in parte solennità molto più vicina all'impostazione sci-fi del primo Xenoblade, dall'altra il combat system è chiaramente figlio di Xeno 2 e costruisce una nuova impalcatura partendo proprio da quelle basi già di per sé belle complesse. Il risultato sono stati 20 minuti che prima hanno saputo catturare l'attenzione gettando le coordinate di una storia che già da adesso possiamo intuire sarà ricca di colpi di scena e momenti dal forte impatto emotivo. E poi sono stati in grado di trasportare i giocatori all'interno di un gameplay che definire complesso e stratificato è riduttivo. Ecco, forse i neofiti della serie si saranno sentiti un po' spaesati nell'essere sovrastati da così tante informazioni, ma tranquilli, che è stato così anche per chi ha già parecchia esperienza alle spalle. Si tratta di giochi che richiedono decine e decine di ore per entrare in confidenza con il combat system e questa sensazione di non riuscire a capire bene le coordinate di gioco in realtà è parte integrante dell'esperienza stessa. Quindi si tratterà molto probabilmente di un capitolo che proprio come Xenoblade 2 potrà essere giocato e apprezzato anche da chi non ha avuto incontri precedenti con la storia di Xeno, ma temo che per essere goduto e compreso appieno richiederà la conoscenza dell'universo di Xenoblade, dei temi trattati e dei suoi personaggi. Ci sono poi infine due aspetti su cui vale la pena soffermarsi. Il primo è che è stato annunciato un season pass dal costo di 29€ che sarà diviso in 4 ondate. La prima, al lancio, garantirà nuovi oggetti, poi ci saranno due pacchetti sfida spalmati nel corso dei seguenti 9 mesi e per finire ci sarà uno story DLC in arrivo entro la fine del 2023. Purtroppo questi DLC non saranno venduti separatamente e chissà se il pass di espansione verrà inserito prima o poi all'interno del pacchetto aggiuntivo dell'NSO. E poi in secondo luogo è stata confermata nuovamente la scelta folle di vendere la Collector's Edition solo tramite il My Nintendo Store. I pre-order saranno aperti verso fine luglio e Nintendo continua a promettere che gli acquirenti riceveranno la scheda di gioco al day one, mentre i contenuti aggiuntivi in un secondo momento, durante l'autunno 2022, il tutto senza pagare spese di spedizione. Cosa significa? Beh, preparatevi perché si tratterà di una delle collectors più difficili da reperire in assoluto. Per quanto possibile cercherò di segnalarvi l'apertura dei pre-order sul gruppo Telegram, ma visto come sono andati i pre-order in Nord America, beh, sarà un vero e proprio terno al lotto. Comunque, sono curioso di sapere cosa vi è sembrato di questo Direct. A me ha riacceso l'interesse verso la serie e sono strafelice che a livello stilistico e narrativo si sia fatto un passo indietro, avvicinandosi di più al primo Xenoblade, ma mantenendo la stratificazione e la complessità del gameplay del secondo episodio. Ma sono curioso di sapere la vostra. Come al solito, fatemi sentire nei commenti. Ma attenzione, non è finita qua, perché prima di salutarci dobbiamo parlare assolutamente di quello che, senza ombra di dubbio, è il reveal più deludente dell'anno. Questa storia mi ha fatto troppo ridere perché chi si aspettava un grandissimo ritorno in realtà ha preso una bella cantonata. Ieri un po' tutti quanti sono impazziti per un teaser di IGN che prometteva il reveal di un titolo in pompa magna targato Sega. E il breve filmato aveva fatto sperare un po' tutti si trattasse del ritorno di un'icona videoludica degli anni 90. Ecco The Dolphin. In fondo nel breve teaser trailer non si vedeva nulla, ma si sentiva solo un verso di un animale che tutti quanti avevano ricondotto al delfino. Quindi, cosa hanno annunciato oggi? Il ritorno di Ecco? Ma che, un nuovo FPS multiplayer a squadre, sia PvP che PvE, ambientato in una base spaziale abbandonata, che abbiamo capito è il nuovo trend dell'anno. Ah, e il titolo si chiama Hyenas. Il verso era quello di una iena, non di un delfino. Comunque, dietro al titolo c'è il team di Creative Assembly, gli stessi di Alien Isolation, quindi magari, delusione a parte, non si tratterà di un titolo da buttare a prescindere. Certo è che finché non avremo maggiori dettagli sul gameplay e non semplicemente sui concept art, sarà difficile farsi un'idea più precisa, ma per ora si tratta di una produzione che sembra essere nata dalle direttive del publisher piuttosto che da un'esigenza creativa del team. Voi cosa avreste preferito vedere al posto di Hyenas? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e anche per aver aspettato fino a quest'ora per l'uscita del TG Poro. Non mi resta che darvi appuntamento qua sotto nei commenti per continuare a discutere delle notizie del giorno, ma anche a domani con un nuovo video con cui concluderemo questa settimana difficilissima. E poi, dalla prossima, Nintendo Direct, no? Mi raccomando, voi comunque fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Chronicles, Michele Hyenas.
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Io sono il poro 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 poro.